Oggi con una lettera scriveremo al Comitato di Controllo Analogo di Ambiente, di cui fanno parte anche alcuni consiglieri comunali di Pescara e di Città Sant'Angelo. Vogliamo delle risposte soddisfacenti. Abbiamo fatto due conferenze stampa, un accesso agli atti, un'interrogazione e questa lettera al controllo analogo. Se non otterremo risposte soddisfacenti, decideremo di andare avanti. Ambiente decide, oltre un anno e mezzo fa, di acquistare 8 costipatori per il comune di Pescara e per quello di Città Sant'Angelo. Poi scopriamo che questi 8 costipatori sono ricoverati presso la sede di ambiente a Città Sant'Angelo. Lo scopriamo, ci andiamo personalmente a vederli e solo a seguito di questo nostro sopralluogo, ambiente decide di iniziare la via di una transazione nei confronti della società che aveva offerto questi mezzi. L'avvocato li sconsiglia, alla fine della transazione comunque viene portata avanti, assente il presidente di ambiente Galasso, con il voto contrario del consigliere Longhi, decidono comunque di portare avanti questa transazione. Questi mezzi però non sono ancora arrivati, ne sono arrivati soltanto due che non hanno la portata dei 410 kg di portata che avevano appunto proposto la società, sono di 380, non sono ancora immatricolati e quindi non sono ancora inutilizzabili, ma soprattutto ne mancano altri 6. È passato un ulteriore mese rispetto a quando Ambiente aveva assicurato che questi mezzi sarebbero stati utilizzabili, fatto sta che dopo il Consiglio Comunale straordinario richiesto dai sindacati di Ambiente è stata formata una commissione tra rappresentanze sindacali e componenti di Ambiente e alcuni dei mezzi che sono stati sottoposti a valutazione sono stati nel frattempo rottamati. Quindi Ambiente aspetta da oltre un anno e mezzo questi mezzi che devono servire per la città di Pescara in spregio alle condizioni di sicurezza dei dipendenti, ma soprattutto in spregio alla città che ha dovuto sopportare una spesa di oltre 400.000 euro e che si ritrova con una transazione che ha delle condizioni capestre, non solo per l'avvocato che è stato incaricato d'ambiente, ma anche per noi del Partito Democratico. 5.000 euro di penale a fronte di 70.000 euro di costi di noleggio che ha dovuto effettuare ambiente per supplire nel frattempo alla mancanza di questi mezzi.